Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera. Grazie. Iniziamo questo consiglio, questo primo consiglio comunale, dando naturalmente la parola al nostro segretario Bovenzi Umberto per l'appello. E vorrei così in premessa dirvi solo una parola, poi avremo modo di colloquiare più tardi. Abbiamo fatto questo consiglio comunale qui per il fatto che ci pareva giusto dare l'opportunità di seguire il consiglio comunale, il primo, aperto e in modo che ci fossero delle sedie accoglienti, in maniera che insomma tutti ci stessero. Io pensavo ci fosse persino qualche persona in più e quindi ecco perché abbiamo pensato di fare un consiglio comunale qui all'area Hobart fuori sede. Abbiamo un bellissimo comune, questo io ne sono consapevole, però insomma là solitamente siamo sempre un po' stretti al primo consiglio comunale ed ecco perché abbiamo fatto una delibera dove abbiamo dato la possibilità di trovarci qui questa sera. Bene, cedo la parola per l'appello al segretario. Buonasera a tutti. Allora, il sindaco ha parlato, quindi è presente. Alice Alessandro. Presente. Bottino Giovanni. Presente. Casetti Aurora. Presente. Gaudio Alessandro. Presente. Grosso Patrizia. Presente. Rolle Fulvio. Presente. Scaglione Davide. Presente. Tomasi Conte Laura. Presente. De Rossi Daniela. Presente. Corgiat Mecio Fabio. Presente. Priante Daniela. Presente. Tapparo Luca. Presente. Tutti presenti. Tutti presenti. Per me puoi iniziare. Ok. Allora, sì. Diamo, leggiamo il primo punto all'ordine del giorno che è esame delle condizioni di leggibilità e di contabilità, compatibilità del sindaco e dei proclamati eletti consiglieri comunali. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 di 17 giugno del 2024. Oggetto. Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sindaco e dei proclamati eletti consiglieri comunali. Si riferisce che in data 8 e 9 giugno 2024 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per le elezioni diretta del sindaco. Il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'articolo 41,1 del testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, numero 267, nella seduta immediatamente esecutiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità di ciascun eletto. Il decreto legislativo del 31/12/2013 numero 235 detta ulteriori disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive. Il decreto legislativo 84/2013 numero 39 completa le disposizioni in materia di inconfermabilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,49 e 50 della legge 6/11/2012 numero 190. Fa presente che, come risulta dal verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 10/6/2024, sono stati proclamati eletti e componenti del Consiglio Comunale i seguenti signori. Sindaco Armenio Vincenzo. Consigliere Alice Alessandro. Consigliere Scaglione Davide. Consigliere Tomasi Con Laura. Consigliere Rolle Fulvio. Consigliere Casetti Aurora Cecilia Maria, consigliere Gaudio Alessandro Giacomo, consigliere Grosso Patrizia, consigliere Bottini Giovanni. Questi consiglieri appena eletti sono della lista Ricostruire Forno Insieme. Daniela De Rossi, Corgiat Mecio Fabio, Priante Daniela, Tapparo Luca della lista Noi con Forno. Dato altro altresì che sia il sindaco che ogni consigliere hanno reso dichiarazioni di insussistenza di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate nelle premesse.
Dato atto che nessun consigliere comunale chiede di intervenire e che... Mi fermo un attimo allora. Cedo la parola ai consiglieri, sì, se qualcuno ha qualcosa da dire su questo punto. Dato atto che nessun consigliere comunale chiede di intervenire, che non sono state manifestate eccezioni o reclami e che quindi sussiste la regolarità delle condizioni di eleggibilità del sindaco e di tutti i consiglieri proclamati eletti, non essendo state fatte constatate cause di incandibilità, illegittimità e incompatibilità e inconfermità a carico di ciascuno. Poniamo a votazione questo punto. Allora, questo punto lo facciamo palese ad alzata di mano. Quindi chi è d'accordo? Unanime. E da rendere immediatamente eseguibile. Lo rendiamo immediatamente esecutibile con di nuovo un'ulteriore alzata di mano. Ok. Unanime. Primo punto. Il secondo punto all'ordine del giorno è il giuramento del sindaco. C'è l'articolo allora, 50 del testo unico. L'articolo 50 del testo unico che lo prevede. Visto che in relazione al dispositivo dell'articolo 50... Grazie. Visto che in relazione al dispositivo dell'articolo 50, comma 11 del citato decreto legislativo numero 267/2000, che testualmente recita: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Invita il sindaco a procedere con il giuramento. Il giuramento del sindaco. Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene. Lo giuro.
Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale del vice sindaco con le relative deleghe conferite ai singoli assessori e consiglieri ed approvazione degli indirizzi generali di governo per il quinquennio 2022-2027. Guarda questo qua. Leggiamo solo il punto più. C'è una data che non è corretta. 22-27. 24-29. Ma nella delibera? No, quello che è stato letto bene adesso. No, 24-22. Allora, aspettate un attimo. La presa di comunicazione 2022-2027, questo? 22-27. Ah, nel ordine del giorno. Certo, sì, sì. Lo leggiamo dopo. Grazie. Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco con le, e del vice sindaco con le relative deleghe conferite ai singoli assessori e approvazione degli indirizzi generali di governo per il quinquennio 2024-2029. Visto il proprio procedere verbale numero 14 in dato odierno, resumi documenti esecutibili con il quale in relazione al disposto dell'articolo 41 del testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, si è dato corso alla convalida delle elezioni del sindaco e dei consiglieri eletti a seguito delle votazioni dell'8 e 9 giugno 2024. Visto l'articolo 46, secondo comma del decreto legislativo 267-2000, il quale dispone che il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, fra cui il vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Sentito l'intervento del sindaco, il quale da lettura della decreto numero 7 del 19 giugno 2024, con cui è stata nominata la giunta comunale nella persona di questa legge devi leggere il nome degli assessori ok, persone di allora nomina la giunta comunale attribuisce la carica di assessore ai signori Gaudio Alessandro Giacomo, nato a Pratiglione il 25 luglio del 1951, consigliere comunale, con attribuzione di delega alle funzioni nelle seguenti materie, risorse strategiche e patrimonio, urbanistica ed edilizia privata, che dichiara di accettare al lupo apponendo la propria firma per accettazione di seguito riportata. Casetti Aurora Cecilia Maria, nata a Torino il 7-5 del 1968, consigliere comunale, con attribuzione di delega delle funzioni nelle seguenti materie. Politiche sociali adulti, ambiente, territorio, commercio, che dichiara di accettare al lupo apponendo la propria firma per accettazione di seguito riportata. Tomasi con Laura, nata a Castellamonte il 29 gennaio del 1975, consigliere comunale con attribuzione di delega alle funzioni nelle seguenti materie. Istruzioni, cultura, politiche sociali minori, che dichiara di accettare al lupo apponendo la propria firma per accettazione di seguito, qui di seguito riportati. Scaglione Davide, nato a Cornier il 19 agosto del 1999, consigliere comunale, con attribuzione di delega delle funzioni nelle seguenti materie, turismo, sport e tempo libero, attività istituzionali, che dichiara di accettare al lupo apponendo la propria firma per accettazione di seguito. L'assessore signor Alessandro Giacomo Gaudio è nominato vice sindaco. Con il presente atto viene rispettato il detto contenuto dell'articolo 1,137 della stessa legge del 56-2014, sopracitata in materia di rappresentatività di genere in seno alla Giunta dei Comuni. Mm.
Adesso vivo in una casa, non c'è. Molto pronto, si. Inoltre con atti separati, inoltre con altri separati atti, il sottoscritto sindaco si riserva la facoltà di assegnare, ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto comunale, ai consiglieri comunali specifiche deleghe in ordine ad altre determinate materie. Questo qui? Il sottoscritto sindaco conserva la titolarietà nella cura di tutti gli altri settori non delegati. Visto il proprio successivamente lo stesso sindaco comunica che sono stati designati quali capogruppo per la maggioranza consigliare il signor Alice Alessandro e per la minoranza consigliare la signora Daniela De Rossi. Pertanto, sentita la proposta letta del sindaco relativa agli indirizzi generali di governo per il quinquennio 2024-2029, quello devi porlo poi a votazione, devi leggere quello e poi pone tutti a votazione. Tabella della diretta. Allora, lei chiedi se si può. Allora, abbiamo da leggere il programma naturalmente che andremo a presentare. È il programma elettorale che vi abbiamo spedito a casa a ognuno di voi. Se volete lo leggo per intero, se no magari leggo solo i punti, i titoli. Come volete? Se è proprio quello già depositato all'inizio. È quello che è stato depositato. Perché era un allegato A che non c'è stato dato, non sapevamo come fosse stato. E ve lo lascio. Allora, io lo leggo se volete tutto. No, ma. Se no, poi ve lo lascio in visione. Ad allegare gli altri. Sì, lo leggiamo agli altri. Ad allegare alla delibera. Allora, lista civica ricostruire Forno Insieme. Al primo punto avevamo messo attività produttive, commercio e occupazione. Secondo punto erano politiche sociali, giovanili e familiari, istruzione, scuola, cultura, informazione, punto 3, lavori pubblici e viabilità, territorio, ambiente, ecologia, punto 5, punto 6, sport, turismo e manifestazioni, e punto 7, sicurezza. Potremmo anche leggere, ma insomma portiamo via un quarto d'ora, in realtà quello sono gli allegati. Lo possiamo porre in votazione? No, chiedi se qualcuno deve intervenire. Nessun intervento, grazie. Allora lo portiamo in votazione. Alziamo per allora, alzata si prende di mano. Atto della nomina della giunta, si approva il programma di governo e si prende atto della designazione dei capigruppo. Ok. Ci sono delle votazioni singole? O no, è una votazione unica. Una votazione unica. Allora, presenti 13. Chi è favorevole? 9 favorevoli. Astenuti? 4 astenuti. Allora, presenti 13. Astenuti? 4. Scusate perché devo scrivere i nomi, Allora, De Rossi. Ricordo il mio nome. Sì, Briante. Già Necio Fabio. E Tapparo. Sì. Allora, votanti. 9. Voti favorevoli. No. Ok. Allora, un altro punto questo. Va. Sì. Elezione Commissione Elettorale Comunale. Dobbiamo farlo ancora questo. Questo l'abbiamo fatto. No, dobbiamo fare l'elezione della. Elezione quarto punto all'ordine del giorno, elezione commissione elettorale comunale 2024-2029. Queste sono le regole, leggi le regole, se vuoi te le leggo io, non lo so, vedi tu. Con piacere. Allora, mi dai la parola? Ah sì,
Chiedo scusa, per questo punto all'ordine del giorno cedo la parola al segretario Umberto. Allora, la prima deliberazione che la normativa prevede che debba essere fatta nell'insediamento è la nomina della commissione elettorale comunale. È una nomina che viene fatta a scheda segreta, quindi poi dovete nominare degli scrutatori a tale proposito. La norma è abbastanza chiara e pone determinate paletti che devono essere seguiti. Innanzitutto il sindaco non prende parte alla votazione, quindi sarete in 12 a votare. È richiesta la metà dei consiglieri comunali assegnati e ci siete. Ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età e poi la minoranza consiliare deve essere rappresentata, per cui qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza dovrà essere chiamato a farne parte della commissione in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Bisogna indire due votazioni, una per gli effettivi e una per i supplenti. Due membri effettivi devono essere appartenere alla maggioranza e un membro deve appartenere alla minoranza, sia effettivi che supplenti. Quindi due votazioni. Questo è quanto. Okay? Ci prepariamo. I bigliettini sono qua. Vi raccomando un solo nome. Allora, presenti 12, astenuti il sindaco, votanti, votate tutte 13, perdono, presenti 13. Ah, dovete nominare scrutatori prima. Chi è che fa gli scrutatori? Sindaco, nome Santo. Alice, è una di loro? Alice, Priante Daniele. Alice e Priante. Commissione elettorale comunale 2024-2029. Io non voto. Avete votato tutti, sì? Nessuno si è astenuto? Quindi devono essere 12 bigliettini. La signora, se vuole, non lo so, si sposta lui, se volete. Mettetevi qui davanti. Potete contare, devono essere 12. Contate prima i biglietti, devono essere 12. 12. Corgiat Mecio Fabio. Allora, Corgiat Grosso Patrizia. Aspetta, Corgiat. Poi l'altra non detto. Grosso 1. Aurora Casetti. Casetti 1. Corgiat Mecio Fabio 2. Aurora Casetti 2. Grosso 2. Corgiat Mecio 3. Casetti Aurora 3. Grosso Patrizia 3. Casetti Aurora 4. Grosso Patrizia 4. Corgiat Mecio Fabio. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi 4 voti Corgiat, sì. 4 voti Grosso, sì. E 4 voti Casetti. Sì. Ok. Gli effettivi sono stati eletti ed la minoranza è rappresentata, quindi non c'è bisogno di fare altre operazioni.
quindi 4, 4 e 4. La stessa cosa è adesso anche per i supplenti. Tenete conto che i supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento. Senti sempre 13, astenuti, il sindaco ti sei astenuto, no? Sì, 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 certo. Allora 12, devono essere 12, 12 schede, se avete votato tutti. Perfetto, allora rolle 1. Tappero 1. Tappero Luca 2. Tappero Scaglione Davide. Scaglione Rolle Fulvio 2 e 1 Scaglione. Rolle 3 Rolle Davide Scaglione 2 Rolle Scaglione. Davide Scaglione. Scaglione 3. Scaglione. Scaglione 4. Tapparo. Tapparo 3. Tapparo Luca. 4. E rolle. Rolle Fulvio. Perfetto. Allora, 4 rolle, 4 tapparo e 4 scaglione. Giusto? Verificate, controllo verifica. La minoranza pure rappresentata, giusto? Da Tappalo. Quindi sono eletti anche i membri supplenti. Allora, ricapitolando, a seguito della votazione, membri effettivi sono allora Casetti Aurora, Grosso Patrizia, e Corgiat Mecio Fabio. Allora, mentre per i supplenti abbiamo Rolle Fulvio, poi abbiamo Scaglione Davide e Tappano. Tapparo Luca. Quindi la minoranza è rappresentata per i membri effettivi da Corgiat Mecio Fabio e i supplenti da Tapparo Luca. Sì. Ok. Siamo a posto con questo. Mettiamo anche dentro. Se vogliamo parlare. Ma no, tanto a meno che non andiamo a fare le politiche all'ultimo momento, non è possibile. Ok, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, la determinazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Anche per questo punto cedo la parola al nostro segretario. Anche questa è una deliberazione che è di dopo farla la prima seduta del Consiglio Comunale, per consentire poi al sindaco di avere uno strumento normativo interno
con il quale appunto possa procedere ad eventuali designazioni che se il comune deve fare presso enti, aziende o istituzioni in cui praticamente ci sono rappresentanti del comune. Per la nomina e le designazioni una condizione preliminare e obbligatoria deve essere il possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a carica di consigliere comunale. Poi, altra condizione, per i designandi devono possedere una particolare competenza tecnica e comprovata esperienza professionale rispetto alla nomina dimostrabile con la presentazione del curriculum. Poi, se richiesto da norme di legge o statuto o altra fonte, devono essere osservate le norme che assicurano la presenza delle minoranze consiliari. Ed infine l'impegno a perseguire gli indirizzi che verranno stabiliti dall'amministrazione comunale per l'ente, azienda o istituzione cui la nomina si riferisce. Questo è per quanto riguarda la designazione e la nomina. Invece, per quanto riguarda la revoca, il designando potrà essere revocato. Chi non prenderà parte senza giustificato motivo a 3 sedute, come normalmente avviene messo anche nei regolamenti del Consiglio Comunale, le sedute consecutive a queste riunioni, o a numero 6 sedute non consecutive nel corso di un anno alle riunioni convocate dall'organismo presso cui è stato nominato. Poi, quando venga a mancare uno o qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati a consigliere comunale, poi quando si ravvisi che il rappresentante nominato al sindaco non persegue gli indirizzi stabiliti dall'amministrazione, e in ogni caso poi la revoca deve essere comunicata non prima di aver contestato le inadempienze e le situazioni che si sono determinate, assegnando un congruo tempo per eventuali giustificazioni. Inoltre, i provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. Queste nomine revoca devono essere poi comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Queste sono le regole base perché si possa poi procedere eventualmente a nomine, purché non sia da fare una deliberazione o di consiglio comunale o di giunta, e invece se bisogna fare poi un provvedimento del sindaco. Bisogna votarlo questo. Allora lo poniamo in votazione. Se hanno qualcosa da dire, chiedi sempre se hanno qualcosa da dire. A tutti i consiglieri, non solo la minoranza. Se qualche consigliere ha qualcosa da dire, lo dica adesso. Lo taccio. Allora lo portiamo in votazione. Ok, chi è d'accordo alzi la mano. Unanime. E anche immediatamente eseguibile. Ok. Se facciamo immediatamente eseguibile. Immediatamente eseguibile, quindi rivotiamo. Perfetto. Ok. Punto numero 6 all'ordine del giorno è nomina commissione comunale per la formazione degli elenchi e i giudici popolari in corte d'assise e in corte d'assise all'appello per il periodo 2024-2029. Allora, anche questa deliberazione, se mi dà la parola, è una deliberazione. Prego. Che io propongo. Normalmente si fa ogni biennio, quindi ogni biennio il Consiglio Comunale dovrebbe sempre rinnovare questa commissione. La proposta è quella, e nessuno può obiettare questa scelta, di farla durante il periodo del mandato elettorale, così non si deve ogni volta il Consiglio Comunale riunire e rinominare questa commissione. È una commissione in cui può far parte anche la minoranza. È composta dal sindaco che è presidente e da due consiglieri. Cosa deve fare? Praticamente questa commissione deve ogni biennio deve avallare delle liste che saranno degli elenchi che saranno messi a disposizione
che di giudici popolari, di persone residenti nel comune di Forno, che devono essere poi messi a disposizione dei tribunali, sia della Corte d'Assise che quelle d'appello, per fare i giudici popolari nei processi che saranno tenuti e saranno celebrati con imputati del posto, cioè di Forno. Quindi è una operazione che si fa, ripeto, ogni biennio e questa commissione deve approvare questi elenchi. Se posso fare la proposta, se siete d'accordo, designate i capigruppo, designano i due rappresentanti, così fate una votazione per alzata di mano, proclamando eletti questi due consiglieri. Io la vedo come una soluzione per non stare lì a fare le schede. Perfetto. Allora, fatemi segnare solo. Allora, giudici popolari, commissione, giudici popolari 2024-2029. Allora, De Rossi, nomina Tapparolucca, designa Tapparolucca, designa il consigliere. Poi? Noi invece designiamo Alice. Alice. Il sindaco No, allora chi è che designa? Cioè, Alessandro. Allora il capogruppo Alice designa Fulvio Rolle. Allora Alice designa il consigliere Rolle. Quindi allora si pone a votazione la nomina del consigliere Rolle e del consigliere Tapparo. Anche in questo caso, se volete fare per alzata di mano, sono tutti d'accordo, per alzata di mano lo poniamo in votazione. Allora, all'unanimità sono nominati consiglieri Tapparo e Rolle. Il sindaco è sempre presidente di questa commissione. Certo. Punto 7 all'ordine del giorno dice: Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese nomina dei rappresentanti del comune di Forno. Anche questa nomina si vorrebbe fare subito, perché mi sembra che anche il consiglio si deve costituire, perché mi sembra che ci sono anche degli adempimenti urgenti su quello bene da fare, e che quindi dovete nominare. Quindi sono tre. Noi nominiamo due, la maggioranza. Quindi anche qui deve essere rappresentata la minoranza, e quindi anche qui dovete mettere su ogni scheda un solo nome. Quindi, stiamo per votare l'ingresso in comunità montana a Rivara, cioè nell'Unione Montana, che il comune di Forno comunque fa parte insieme agli altri comuni. Rivara, Rocca e Levone. Rivara, Pratiglione e Levone, perché Rocca si è tolto. Qui il sindaco vota. Si vota. Allora, gli scrutatori facciamo gli stessi di prima? Sì. Scrutatori, ok. Scusa, allora,
Quindi grazie. Due della maggioranza e uno anche della minoranza, giusto? Sì. Uno della minoranza e due della maggioranza. Sì, due maggioranze e una minoranza. Io metto io. Daniela, allora presenti 13 e votanti pure 13? Prego. Allora, sono 13, sì? Sì. Allora, presenti, votanti. De Rossi. Numero 13. Allora, De Rossi. Armenio. Armenio. De Rossi, Daniela. 2. De Rossi, Daniela. 3. Armenio, Vincenzo. 2. Armenio. 3. Vincenzo. Alessandro Gaudio. Vincenzo, c'è ancora qualche altro Vincenzo nella... Vincenzo. No. Tra i consiglieri? No. No. Vincenzo, ci sei solo tu. Per i consiglieri ci sono solo io. Perfetto. Se no dobbiamo rivotare. No, non c'è un altro Vincenzo. Ok. Armenio, scusa, Vincenzo. Allora sono Armenio, quanti sono? Per adesso 4? Sono 4, con quello 2, che 3, dice 4. Adesso lui sono 5. 5? Gaudio? Alessandro Gaudio? Sono 2 Gaudio. Ah, 2 sono sì. Gaudio, perdono. E su 3? Alessandro 3. Gaudio? De Rossi? 4. Gaudio, Alessandro? 4. Allora, 4 De Rossi. 4 Gaudio. E 5 Armenio. 5 Armenio e 4 Gaudio. Perfetto. Quindi allora, De Rossi, Armenio e Gaudio per la maggioranza e De Rossi per la minoranza. Quindi rappresentati e quindi siamo. Se volete farlo anche immediatamente eseguibile. Sì, portiamo in votazione e lo rendiamo immediatamente eseguibile. Perfetto. Ufficialmente c'è qualcosa ancora da dire? C'è qualcuno qualcosa da dire? Ufficialmente? Ufficialmente. No. Allora, io do per chiuso il consiglio alle ore. Pardon. Dopo il discorso no. No, il consiglio qui lo do meno per chiuso. 21:43. E poi se tu devi dire qualcosa. Sì, io avrei piacere di dire. Allora, è ufficialmente chiuso il consiglio comunale alle ore 21:43. Ok. Io però avevo piacere di porre i miei saluti a tutti voi e in particolar modo volevo fare un ringraziamento iniziando al nostro ex sindaco Alessandro Gaudio, se non oggi nominato vice sindaco. Perché parto da lui? Perché è la partenza di questa nuova lista, no? Di questa nuova amministrazione che non vuole essere nuova, vuole essere solo la continuazione di quello che è stato. E quindi mi sembra doveroso dirgli grazie per quello che abbiamo costruito in questi 5 anni e grazie per aver messo le fondamenta di questa nuova, di questo nuovo mandato. Questo nuovo mandato che ha sicuramente entusiasmo, voglia di fare, proprio come era quello che abbiamo passato, per il semplice fatto che, come dicevo poco fa, le fondamenta erano forti, le idee erano chiare e soprattutto sapevamo dove volevamo e dove vogliamo tuttora arrivare. L'abbiamo fatto con la guida di Alessandro Gaudio, oggi poco cambia, lo facciamo sotto la guida di Armenio Vincenzo, ma avete visto che la squadra è più o meno simile, ci siamo rinnovati e abbiamo anche un'ala che prima non avevamo, quindi do il benvenuto a livello ufficiale ai nostri 4 consiglieri, ahimè sulla carta dobbiamo chiamarli di minoranza, però vorrei che fosse solo sulla carta. Vorrei che incominciamo un discorso un po' nuovo, cose che magari sono non
di consuetudine presso altri comuni piuttosto che, ma io credo che se il Consiglio Comunale si è dato da 13 componenti, 13 componenti dovrebbero lavorare. E io sono certo che se ci sono le condizioni da parte mia, da parte della squadra, avrete la possibilità di fare squadra insieme a noi, perché, ripeto, il Consiglio Comunale non è fatto da 9, ma è fatto da 13 persone. Sicuramente, e lo sappiamo tutti, avevano un programma elettorale, ce l'hanno tuttora, come ce l'abbiamo noi. Portiamo avanti, sicuramente in sinergia insieme agli uffici, tutto quello che è l'ordinario, l'amministrazione, perché quella non ce la dobbiamo dimenticare, perché il comune deve andare avanti, e mescoliamo, perché no, tutto quello che sono le iniziative che dobbiamo portare avanti per Forno. Quindi il mio discorso non vuole essere dei paroloni o delle citazioni dove comunque tutti conoscono e tutti sappiamo la bellezza, la luce, piuttosto che, voglio solo dire a ognuno di noi consiglieri comunali che abbiamo e siamo stati, io il primo come primo cittadino, siamo stati volontariamente eletti perché ci siamo proposti, quindi non dimentichiamo nessuno di noi amici che abbiamo chiesto alle persone che abbiamo qui davanti, a tutti quelli che abbiamo a casa, di essere votati perché volevamo il bene di Forno. Il bene di Forno si fa tirandosi sulle maniche e usando la testa, forza e cuore. Non dimentichiamolo, facciamolo insieme, facciamolo con sinergia, facciamolo in squadra. Questo però non è solo il compito dell'amministratore, perché l'amministratore chiaramente ha chiesto la fiducia, ha chiesto il vostro aiuto, ha chiesto tutto quello che ci siamo detti poco fa. Però lo dobbiamo fare in squadra, sì, siamo 13, ma lo dobbiamo fare con la cittadinanza. Quindi facciamolo insieme, non dimenticatevi che avete degli amministratori, non dimenticatevi che ci sono dei consigli comunali, partecipiamo tutti assieme attivamente ai consigli comunali. Io sono fiero che questa sera qualcuno c'è a questo inizio di nuovo mandato, ma spero che ci sia anche nell'avvenire. Stimoliamoci a vicenda e sono certo che insieme possiamo fare quello che ci siamo auspicati nei nostri programmi, abbiamo predicato ognuno nelle nostre frazioni e nelle nostre famiglie. Da parte mia io ci sono. Ci sono non per chi mi ha votato, ci sono per tutto Forno. L'abbiamo dimostrato, l'ho dimostrato e quindi ribadisco, avete un sindaco e io ho dei cittadini. Non dimenticate il vostro sindaco come io non dimenticherò ognuno di voi. Detto questo, auguro un buon inizio e un buon proseguimento di mandato a ognuno di voi. Grazie. Comunale.